domenica 12 novembre e ripartono i nostri vlog qui con la macchina di Forza Nocerina. C'è Stile, c'è Bici Domini. Buongiorno. C'è il grande Marmo e siamo pronti per questa partita. Marmo, una considerazione iniziale subito, così a freddo. È una partita difficile come tutte le altre. Ormai la Serie D è questa qua, il campionato di Serie D non dà niente per scontato, quindi è un derby, è una partita difficile, loro comunque sono una buona squadra, non vediamo la classifica, ma l'organico è stato costruito per, come dicono, da San Marzano, per vincere il campionato. Hanno cambiato allenatore, quindi... Quanti punti stanno dietro di noi? Tre? Credo due forse. No, due o tre, comunque due, tre. Diciamo siamo... Siamo lì, è una partita da vivere, ovviamente speriamo che a gioire siamo noi. È quello sempre. Sperando anche in un tempo... abbastanza favorevole, perché lì il campo è scoperto dappertutto, quindi... fuori tribuna? Sì, porca, ti do questa bella notizia, il campo lì è scoperto anche in tribuna, quindi in caso di pioggia anche noi lo prendiamo, bravo, non voglio dire dove, non mi sembra il caso. Ah no, mi sa io. La metto. Non si dica agli utenti di YouTube che non rispettiamo le regole. La sto mettendo. Siamo allo stadio, purtroppo è totalmente scoperto. Il particolare del campo è che è senza divisione, ma è totalmente scoperto, quindi noi lavoreremo, soprattutto la stampa lavorerà sotto l'acqua, in pratica. Questa è veramente una cosa non da dilettanti, di più. Eccoci. Ma questa è la condizione. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Giamma! Vai bomber! Questa è la formazione. 4-3 per Nappi. Con Piccioni, Lurni e Faisal in attacco. Rossi a centro. Ma Pittoreschi soggetti provenienti da Messico 86, suggeriva. Milano! Tra 5 minuti inizia la partita. Saluto l'iscritto Gaetano Tortora, che segue sempre i video. E Gaetano, speriamo che questo saluto porti bene oggi. Proviamo a toglierci un po' il cappuccio qua. Questa è la situazione e le squadre stanno entrando in campo. Riuscire a registrare è praticamente quasi impossibile. Abbiamo recuperato un ombrello dal caro amico Valerio. Dottor Guardalinea, buongiorno, cosa pensa di questa partita? Guardalinea non ci scrive. Primi 30 minuti molto condizionati dalla pioggia. Partita che fino al momento non ha dato grandi emozioni, c'è stato, ora c'è un attimo di nervosismo per Giuliano, ma tutto rientrato,
Pellegrini, e poi per il resto un po' Rossi sulla fascia per noi, Mancini sulla fascia sinistra per loro, qualche galoppata, ma diciamo 0-0 per il momento, inchiodatissimo. Di Gennaro su punizione per il San Marzano, mentre qui dietro ci sono due amici che guardano la partita a scrocco, e si rimane sullo 0-0. Siamo intorno al 35esimo. Piove, non piove, non si capisce. Vabbè, comunque, siamo intorno al 35esimo. Vai Gennaro! Di un primo tempo in realtà pure un po' noioso, dove ha giocato meglio il San Marzano, ha giocato un po' di più il San Marzano, poi poca roba, poca. Due occasioni clamorose su punizione di Gennaro, poi forse Dio ha fatto due volte. Colpo di testa di Diurno, l'unica occasione della noce, l'unica occasione della noce. E quindi finisce un primo tempo altro sotto la pioggia, sotto secondo tempo, come lo vedi? Vediamo che ci vuole qualche, ci vuole il campo, ci vuole il campo. Secondo tempo con le stesse formazioni, perché abbiamo visto tutta la nocerina fare allenamento, riscaldarsi tutti i calciatori, quindi dovrebbero essere gli stessi 11 sicuramente per i mossi, e la pioggia ritorna incessante. Inizia il secondo tempo. Non piove più, la partita si sta, in realtà è sempre uguale, nessuna novità. Giuliano che subisce fa la telecronaca di Apicella, Radio Corona, è bel sito, è i tifosi probabilmente usciranno. Forse pure casuale, no? Voluto? Rete per loro. Minuto? Minuto 29, il San Marzano in vantaggio. Di Gennaro, un calciatore che si trova qui per caso probabilmente, con un piede di altre categorie, decisamente. Termina sull'1-1, risultato anche giusto. Forse il San Marzano ha creato anche più danni, sicuramente ha creato qualche occasione più di noi. Adesso penso che scenderemo giù dalla stampa. Per il momento dallo stadio 1-1, situazione tranquilla, tutti questi allarmismi inutili.
una serena domenica di calcio, un po' di pioggia, farà vicino l'aria ciuffa. Questo pareggio che lascia l'amaro in bocca, l'amaro in bocca, perché ci aspettavamo una partita un po' meglio della Nocerina, però penso che il risultato alla fine sia giusto, perché San Marzano sì, è stato più incisivo, nel senso ha prestato molto, ha avuto il pallino del gioco, diciamo, per la maggior parte della gara, però per i propri pericoli non ne ha portati, se non su dei calci, un paio di calci piazzati. Forse andremo a chiedere a mister Nappi, questa squadra, il campionato lo deve vincere, ma deve vincere gli scontri diretti. Non ne abbiamo vinto uno. Sì, per il momento sì. Sì, effettivamente hai ragione, Carlo. Però bisogna aggiustare anche qualcosa. A me oggi non è piaciuto di Basanisi, non è piaciuto di Piccioni. Anche domenica scorsa ho fatto solo un po' il secondo tempo migliore. Qualcosa c'è ancora da rivedere, perché comunque non possiamo perdere punti. Oggi non mi sento di dire abbiamo perso punti per strada. L'abbiamo guadagnato forse un punto, però il colpo di testa di Parravicini è stato l'unico tiro in porta della Nocerina di oggi. E certo, avanti non, di fronte non tenevi Lanzio, tenevi San Marzano, comunque una bella squadra, però c'è ancora da vedere qualcosa. Andiamo in sala stampa. Andiamo in sala stampa. In campo per le conferenze stampa. Qui c'è l'allenatore San Marzano, adesso andrà anche di là, poi arriverà qualche calciatore e vedremo, insomma, e poi scenderemo giù. Sta funzionando, sicuramente sono contento per i gol che stanno arrivando, c'è un po' di rammarico perché alla fine parlando della partita, il primo tempo abbiamo subito un pochettino sulle uscite. Però poi dopo, se vai a vedere il primo tempo, abbiamo avuto tre occasioni da gol.